Ha rischiato la beffa alla fine, ma il Pescara, visto nel secondo tempo di venerdì contro il Palermo, è una squadra battagliera che ha saputo mettere sul piatto anche tanta qualità, tanto da centrare subito il pareggio e avere in seguito alcune nitide palle gol per il controsorpasso. Segnali incoraggianti dopo due pareggi a vuoto, quelli con Empoli e Brescia, che ne dica lo stesso Zeman, che proprio in quelle due partite aveva visto dei miglioramenti rispetto alle vittorie con Parma e Avellino. Se il secondo tempo col Palermo rappresenta una piccola svolta, potrà dirlo il prossimo test, quello di domenica sera al San Nicola contro il Bari. Sulla strada del Pescara, un allenatore di Pescara, Fabio Grosso, il quale a sua volta, dopo alcune difficoltà iniziali, ha trovato quel po' di continuità che permette di stare a tre punti dalla vetta. Il suo Bari infatti vince in casa e pareggia o perde fuori. Tanto basta per essere vicini al primato in un campionato mai così compatto, nel quale la prima della classe, il Frosinone, ha appena 23 punti, mentre lo scorso anno il Verona, primo in classifica, di punti ne aveva 30, ben 7 in più, e in coda c'erano squadre, come il Trapani, ancora lontane dalla doppia cifra. Sarà una settimana particolare. Alla ripresa odierna della preparazione, Zeman è privo dei nazionali. Cristian Capone, tra i più in forma, è in under 19 e salterà la trasferta di Bari per via delle amichevoli che giocherà con la selezione azzurra contro Olanda e Ungheria il 9 e 13 novembre. Tornerà la prossima settimana. Nando Del Sole è in under 20, giovedì amichevole in Germania, venerdì si riaggregherà al gruppo e sarà a disposizione per Bari. In bilico Ahmad Ben Ali, che è stato convocato per la gara di qualificazione al mondiale della sua Libia contro la Tunisia di sabato prossimo. Zeman potrebbe comunque portarlo al San Nicola domenica, ma sarà difficile vederlo in campo dall'inizio. Da verificare le condizioni di Koulibaly e Proietti, quest'ultimo sempre più vicino al rientro. A Bari mancherà Coda, che sarà fermato dal giudice sportivo. A rendere ancora più particolare la settimana sarà anche la presenza dell'Under 21 di Di Biagio, che avrà l'Ec Hotel di Città Sant'Angelo come quartier generale e svolgerà gli allenamenti al Poggio. Il tutto in vista dell'amichevole di martedì prossimo a Frosinone contro la Russia. Gli azzurrini saranno in Abruzzo da oggi e fino a sabato. Giovedì alle 15.30 amichevole contro il Pescara all'Adriatico Cornacchia. Tra i convocati anche Rolando Mandragora e Daniele Verde, in biancazzurro due stagioni fa, nell'anno dell'ultima promozione in A del Delfino.